a tutti, oggi sono qui per farvi vedere cosa ho ricevuto per Natale. Non ho ricevuto granché di regali perché comunque, diciamo, non mi è stato regalato chissà cosa. Per cui intanto comincio col dirvi che i miei nonni mi hanno regalato dei soldi e se sentite confusione il coniglio che si sta facendo un macello come al solito, mi hanno regalato dei soldi. Poi mia zia, la marmionata, mi ha regalato questo profumo qua. Mi sgoccia, è un profumo davvero buono, abbastanza leggero, nel senso non è troppo forte, ma persiste, quindi è una cosa che a me piace. Ha questa boccetta fatta in questo modo, che purtroppo non vedete, fatta così, ed è da, c'era scritto 100 ml, quindi comunque si può portare anche da viaggio, diciamo. Poi. E l'altra mia zia, che sarebbe però praticamente la moglie del fratello di mia nonna, mi ha regalato un cappellino della Laura Biagiotti, che praticamente è nero, con tutte queste borchiette che sono a sua volta grigio scure, fatte in questo modo, con qui l'etichetta di Laura Biagiotti, e all'interno è fatto così in pile. Purtroppo non ho ricevuto regali inerenti ai cavalli, avrei voluto fare un acquisto con i soldi che mi sono stati regalati, però preferisco conservarmeli. Poi i miei genitori mi hanno regalato questo paio di orecchini che sono fatti in questo modo. Scusate, c'è il riflesso della lampada, tipo color rame con una pallina viola che praticamente ha delle piccole pagliuzze in rame che non si vedranno mai dalla videocamera del telefono. Sicuramente vi metterò qui un close-up degli orecchini fatto più da vicino. Il regalo, l'ultimo regalo, ma non per importanza, anzi, il più importante è stato quello fatto dal mio ragazzo. E finalmente anche io ho un qualcosa di Pandora. Più che il bracciale, che comunque non aveva tanto senso, perché comunque se compri il bracciale con un solo ciondolo, perché avevamo un determinato budget da spendere, comunque resta vuoto, ho preferito farmi regalare questo, che è praticamente un anello. Ve lo avvicino, magari lo tolgo dalla scatola. Questo anello qua, di cui vi metterò anche di questo un close up da qualche parte, che è davvero molto fine. So quanto è costato perché comunque l'ho scelto. Ora vi faccio vedere come sta sulla mano. Ve lo farò vedere anche nel close up, vedete? Questo di qua. Davvero molto fine, grazioso. Ha una pietra qui rotonda con attorno delle altre pietre e tutto attorno all'anello ci sono degli altri brillantini. È di argento 925, sì, c'è scritto nell'anello. E devo dire, mi è piaciuto molto, l'ho scelta appunto perché mi piaceva davvero tanto tra tutti quelli che c'erano tra i vari modelli, però non lo metto tutti i giorni perché comunque se vado al maneggio si potrebbe ovviamente rovinare perché con l'acqua l'argento si potrebbe, dipende che tipo di argento è, si potrebbe annerire, quindi sinceramente preferisco non metterlo tutti i giorni, o comunque ho anche paura che lo perdo, ho paura che possano fermarmi per rubarmelo, quindi non lo metto tutti i giorni. Poi allora, vi faccio vedere un'altra piccola cosa, che praticamente è questo, che è il fogliettino che ha fatto a me mia nipote. La nipote del mio ragazzo l'ha fatto anche a lui, alla madre, eccetera. Niente, questi erano i miei regali di Natale, non ce ne sono altri. Spero che vi possano essere piaciuti, fatemi ovviamente sapere. E volevo infine dirvi che fra qualche settimana, quando avrò più certezza di alcune cose, vi dirò delle novità, vi dirò delle novità e così poi vi potrò dire qualcosa con più sicurezza. Ciao ciao!